Benvenuti alla 23ª puntata della sesta edizione di Messina può rinascere. In questa puntata parliamo di un avvenimento storico, questo passaggio che avverrà a breve dai lavoratori di Messina Ambiente a Messina Beni e Servizi, una cosa importante per la nostra città. Inizierà un nuovo tipo di lavoro per questi lavoratori, un passaggio che da tempo si aspettava, e soprattutto vedremo se cambierà un po' la tipologia di lavoro, se si riuscirà a aumentare la raccolta differenziata e se si otterranno risultati migliori. Roberto. Eh sì, Gianluca, una puntata interessante. Ospiti studio Daniele Jalacqua, assessore all'ambiente. Giuseppe Trischitta, capogruppo di Forza Italia. Beniamino Gina Tempo, presidente di Messina Servizi Bene Comune. Sta per arrivare il consigliere Daniele Zuccarello. Nella seconda parte della trasmissione, quella dedicata al sociale, sarà con noi un cittadino, Francesco Cazzara, che ci parlerà di un caso di mala sanità. Nell'ultima parte ci sarà il maestro Nino Sanfilippo che reciterà un brano di sua ultima composizione. Questo dopo il servizio, grazie regia. Fucile, perché la vostra organizzazione sindacale aveva una posizione differente rispetto agli altri sindacati sui trasferimenti dei lavoratori nella nuova società di raccolta rifiuti Messina Servizi Bene Comune? La CGIL ha sempre sulla questione chiarito che l'avvio della nuova società pubblica Messina Servizi, nella fattispecie molto legata al concordo, diciamo, al processo concordatario che ha riguardato la Messina Ambiente, si distaccava molto dalla situazione della legge 9, e il transito diretto dei lavoratori nel caso di specie è un requisito essenziale per l'avvio della Messina Servizi. È una società che ad intero capitale pubblico, è una scelta fondamentale, è un percorso di garanzia in cui abbiamo sempre creduto e in cui hanno creduto soprattutto 388 lavoratori che hanno firmato l'atto di conciliazione per fare in modo che ieri questa società sia effettivamente partita. Se la società Messina Servizi, come è stato sempre detto, riuscirà a partire non caricata dai debiti della Messina Ambiente e quindi una società pulita, gestita da un management che possa far cambiare tutte quelle discrasie e distorsioni che purtroppo per l'eccessivo carico di debiti hanno caratterizzato la Messina Ambiente, la Messina Servizi può sicuramente rappresentare il momento di cambiamento, la svolta nella gestione del settore rifiuti. Noi, come funzione pubblica, siamo fortemente convinti che il transito diretto è il necessario per questi lavoratori, fermo restando la tutela dei livelli occupazionali, ovviamente di tutti e 488 i lavoratori, ma ci riserviamo di capire quale sarà il percorso e quali saranno le decisioni che finalmente l'amministrazione comunale, in questi famosi 30 giorni di stand-by nella decisione delle modalità di trasferimento dei lavoratori, quali saranno le decisioni che l'amministrazione comunale intende assumere. Questa nuova società, Jalacqua, avrà anche la possibilità di investire, perché appunto è finita l'epoca di Messina Ambiente, una possibilità importante. Come volete investire in questo settore? Sì, io evidenzierei il fatto appunto che questa società nasce riunificando due società che erano in liquidazione, quindi Ato Messina 3 e Messina Ambiente, due società che non potevano più fare investimenti proprio perché in liquidazione, con una massa debitoria totale probabilmente intorno ai 120 milioni di euro, non potevano raggiungere gli obiettivi di legge. Oggi questa società nasce senza debiti, con un piano auro, che è un piano di intervento che prevede nei 9 anni, da qui ai prossimi 9 anni, la possibilità di migliorare il servizio facendo investimenti, quindi acquisire nuovi mezzi non soltanto per la raccolta dei rifiuti indifferenziati, ma anche per i rifiuti differenziati. Il limite che abbiamo avuto a Messina e in Sicilia, diciamo, è quello di aver avuto una legge che non ha aiutato sicuramente i comuni a migliorare il servizio. Noi riteniamo che con questa nuova società possiamo, insomma, far fronte a tutte quelle criticità che in questi anni si sono accumulate, e contiamo anche che la Regione possa definitivamente cancellare questa legge nuova che tanto disastri ha creato nella nostra Regione, ridare potere diretto di servizio ai comuni e ridare potere di programmazione alle province. Secondo me è la strada giusta, visto che anche la Regione si muove in questo senso, quindi speriamo che in queste settimane, perché si parla appunto di settimane, si possano avere i risultati, i segnali, diciamo, di questo. Quindi voi
questi cambiamenti. Ad esempio l'acquisto di nuovi comunque mezzi, perché sappiamo che molti sono vedusti, sì. Sono stati problemi anche molto seri, ricordiamo, quindi insomma ci sarà l'acquisto, sì, di questi mezzi. Dirà meglio ovviamente l'amministratore unico della Messina Servizi, ma in conferenza stampa anche il nuovo direttore generale Iacomelli ha posto l'attenzione proprio sulla sicurezza. Io ho fatto riferimento purtroppo a quel tragico fatto che è successo nel 2014, la morte dell'operaio Tomasello. Non si può e non si deve morire sul posto di lavoro, e purtroppo è successo, e ovviamente il direttore generale ha voluto evidenziare questo aspetto dicendo appunto che l'obiettivo principale, tra i primi obiettivi insomma della nuova società, è proprio quello di mettere in sicurezza il lavoro e i lavoratori. Zuccarello, a suo avviso è stata una scelta giusta quella del cambio della società? Ci dica la sua opinione. Intanto chiedo scusa per essere arrivato in ritardo a trasmissione iniziata. Io non sono stato mai d'accordo, ho votato no, sono stato contrario alla Messina Servizi, alla creazione di questa società, perché per me era soltanto una duplicazione. Da Messina Ambiente abbiamo creato soltanto un altro carrozzone. So che per quanto riguarda i signori che ho a fianco qui non è così, hanno una visione completamente diversa dalla mia, ma per quanto mi riguarda noi abbiamo soltanto modificato il nome. Da Messina Ambiente l'abbiamo trasformato in Messina Servizi, abbiamo preso un gruppo di soggetti, l'abbiamo trasferito con un nuovo nome. Questo è un'operazione forse commerciale che lo fa l'imprenditore di bassa lega, l'imprenditore che da lì sono pieno di debiti, chiudo e mi apro una nuova società, non pensando che tutto questo per me danneggerà i cittadini, e li danneggerà, e in futuro si vedrà che saranno danneggiati da un incremento della Tari. E tutto, e oggi tutto sta rientrando a quello che abbiamo dichiarato diversi mesi fa, sia io che anche altri colleghi consiglieri comunali, problemi appunto sui mezzi, su come vengono trasferite determinate situazioni, perché Messina Ambiente era una società in fallimento, quindi oggi ci ritroveremo più avanti, chiaramente non si vedrà subito, più avanti vedremo tutti quanti, che avremo un incremento anche della Tari. Io ero sempre dell'idea, e lo sono, che qual è la sua proposta? La mia proposta fa parte pure anche del mio programma. Per me ci vuole il privato. Basta con questa forma di questo assistenzialismo pubblico. Io capisco che i dipendenti si sentono garantiti, ma non si sentono garantiti i cittadini messinesi. Io sono dell'idea che è necessario che ci sia la presenza di un privato, o anche di una società mista, ma con un partner privato all'interno della società, perché il privato sa come deve comunque far funzionare una macchina imprenditoriale, perché oggi noi ci troviamo che quando Messina, le faccio un semplice esempio, se Messina Servizi non adempie al suo dovere, la fattura ogni mese noi la stacchiamo, la dobbiamo pagare, e se loro come Messina Ambiente non viene svolto il suo lavoro, che cosa succede? Il comune multa o sanziona, oppure non paga la fattura della propria società? Non credo. Quindi è il cane che si morde la coda. Invece se ci fosse un privato a gestire il servizio, in questo caso tutto sarebbe diverso. Se non fai il tuo lavoro, io prendo e dopodiché non ti pagherò il servizio e non ti pagherò la fattura che tu emetterai nel confronto del Comune di Messina. Io ti do un appalto e mi devi garantire questo servizio e questo servizio, come è stabilito nel piano di servizi. Ma voi, qualcuno di voi ha mai letto in tutti questi anni il piano di servizio che ha sempre presentato l'amministrazione per quanto riguarda Messina Ambiente? Tutte le voci che ci sono lì inserite, spesso e volentieri, e l'assessore lo sa, io l'ho sempre criticato, c'erano delle voci inserite che non erano mai, mai realizzate, eppure erano lì come costi e noi le pagavamo tutti i mesi, noi cittadini, perché bisognava arrivare sempre a un tot, a un totale, quel totale doveva corrispondere a quel piano, però poi i servizi non erano eseguiti, e allora tutto questo alla fine secondo voi su chi ricade? Sulla mancanza del servizio ricade nei confronti dei cittadini a non avere un servizio adeguato per quello che pagano. Anzi, gli dico un'altra cosa, oggi la differenziata, anche se loro dicono cose diverse, per il Comune di Messina tutta l'attività che riguarda la differenziata, cioè quello che i cittadini stanno avendo di scontistica, per noi non è nessun guadagno, perché noi non ci stiamo attivando con quell'immondizia ad essere produttivi, per noi sta diventando solo un costo, cioè lo sconto che i cittadini stanno avendo è diventato un costo per noi Comune di Messina. Questa è la vera verità di oggi, questa è la verità di questi 5 anni. Messina Servizi è soltanto un grande fallimento del futuro. Gira tempo, intanto vorrei replicare naturalmente a Zuccarello, e poi volevo dire cosa ne pensate di quello che ha detto il sindacalista della CGIL nel servizio, cioè e se effettivamente questi lavoratori riusciranno ad appodare o meno e in che tempi. Diciamo.
Intanto devo dire che delle cose che ha detto il consigliere Zuccarello non sono d'accordo su nulla, salvo il fatto che è vero, alcuni servizi che svolge Messina Ambiente con tutta una serie di giustificazioni sono fatti male e devono essere migliorati. Infatti è esattamente per questo motivo che io ho assunto un incarico, per cercare di fare in modo che la gestione non dei rifiuti o dell'immondizia, ma dei materiali e degli oggetti che i cittadini abbandonano dopo il consumo, sia possibile trasformarli in risorse. Questa sarà la rivoluzione culturale di Messina Servizi, che nasce non per salvare Messina Ambiente, non per duplicare Messina Ambiente. Certo, dal 28 febbraio che è finito il servizio Messina Ambiente al 1 marzo, alla mezzanotte del 1 marzo, quando Messina Servizi è subentrata, certo, in questo giorno non si può cambiare. E così è stato in questi giorni, fino adesso. Ma stiamo lavorando da 4 giorni. Allora, la questione è che il grande lavoro che sarà fatto, il grandissimo lavoro che sarà fatto più di 12 ore al giorno, come stiamo lavorando in questo momento in cui avverrà la transizione, è finalizzato esattamente a fare in modo che i lavoratori possano operare in condizioni di sicurezza, che la città sia pulita, che gli oggetti che vengono abbandonati dai cittadini non diventino la spazzatura che c'è nel cassonetto e venga trasportata in discarica, ma vengono trasformati in risorse e monetizzati per i cittadini, e su queste cose daremo un perfetto resoconto. Per quanto riguarda il fatto che Messina Servizi è una società pubblica e il consigliere Zuccarello preferisce una società privata, io dico quello che ho sempre detto, lo dico al consigliere Zuccarello, lo dico a tutti i cittadini e i telespettatori. Se Messina Servizi riesce a fare il profitto di un euro, quest'euro viene restituito ai cittadini perché serve ad abbassare la Tari. Se il privato fa il profitto di un euro, questo euro se lo mette in tasca. Di conseguenza non è affatto detto che il privato possa costare di meno ai cittadini, al contrario di un servizio pubblico. Aggiungo che nel frattempo, negli ultimi 10 anni, in Italia sta accadendo che tutte le società private, tutte le società ammesse, salvo in Sicilia, che gestiscono i rifiuti, stanno diventando pubbliche dappertutto, in Emilia, in Toscana, in Sardegna, soprattutto è un esempio di questo, a Catania con Mosema, che è un consorzio di comuni che ha preso... L'obiettivo finale è rifiuti zero. L'obiettivo è l'orizzonte più che l'obiettivo, perché è difficile da arrivare, ma se anche questa è una cosa che ho detto sempre, se andiamo a scimmiottare, perché non sarà facile, il consorzio Contarina, e Messina da questo punto di vista non è messa male, perché Messina ha degli impianti possibili e realizzabili che possono servire a questo, salvo gli impianti di compostaggio che in Sicilia, per tutta una questione che ne stiamo qui a discutere, non ci sono, ma vedremo come vederli realizzare, soprattutto trasformando il depuratore di Midi in un biodigestore per la frazione organica pulita dei rifiuti. Tutti questi progetti saranno portati avanti, e quindi è una sciocchezza sostenere che Messina Servizi è il duplicato di Messina Ambiente. È una cosa che non c'entra niente, non c'entra assolutamente niente. E quando si sostiene che venga fatta questa cosa, non si hanno elementi. Mi faccia parlare. Non si hanno elementi per dire, semplicemente, per dire, questo non si può fare. C'è una famosa legge di Murphy che dice: chi dice che non si può fare, non rompa le scatole a chi la sta facendo. Scusi, sulle CGL, diciamo prima, sul fatto, sulla posizione delle CGL. Sì, sulla CGL. Anche questa cosa, quello che non si capisce in questa vertenza è questa cosa: i lavoratori di Messina Ambiente hanno una duplice veste e un duplice ruolo. Uno è il ruolo di lavoratori che da Messina Ambiente transiscono cambiando le loro mansioni e cambiando il loro lavoro a Messina Servizi, l'altra è la veste di creditori presso Messina Ambiente. Il volere mescolare i crediti verso Messina Ambiente e con il ruolo dei lavoratori ha imbastardito tutta questa vicenda. La CGL in qualche maniera ritiene che i lavoratori che hanno firmato le transazioni, e non è affatto vero che i lavoratori che hanno firmato le transazioni hanno consentito la nascita di Messina Servizi, che era nata circa un anno prima, costituita il 31 marzo del 2017, e che ha assunto il servizio finalmente. Quindi non il servizio, noi siamo nati, il servizio lo stiamo facendo senza bisogno
del transito dei lavoratori, che non si capisce perché la CGIL ritiene che vengano premiati se facciano il passaggio diretto invece che attraverso l'SRR. Questa vicenda è ingarbugliata, l'ha accennato prima poco fa l'assessore Ialacqua, è ingarbugliatissima dal punto di vista legale per il quadro assolutamente inapplicabile della legge 9 con le sue successive correzioni e le ordinanze successive che sono venute, il diluvio di ordinanze, come dice Daniele Ialacqua, della giunta Crocetta prima e e adesso quelle che staranno arrivando per poter prorogare il servizio. Non si capisce perché si devono mescolare queste cose e perché deve diventare una questione, come dire, uno scontro a fuoco, fra una guerra vera e propria fra sindacati su come i lavoratori devono transitare, perché soprattutto, e questo è il vero motivo di buonsenso, per i lavoratori, al di là dei crediti e dei debiti commessi in ambiente, se passano in maniera diretta o se passano attraverso l'SRR non avranno nessuna differenza di trattamento economico e giuridico. Riscritta, e secondo lei è una fotocopia della società precedente? Se no, come agire, e la sua opinione in tal senso? Allora, io ho un progetto ben preciso. Dopodomani presenterò in conferenza stampa il progetto. Lei è candidato sindaco, lo diciamo. Io ho un progetto ben preciso, presenterò un video che abbiamo realizzato con dati tecnici ed altro sulla differenziata, sarà la mia proposta. E inoltre su Messina Ambiente abbiamo un'altra proposta e mi riservo di presentare dopo. Io ho un percorso tutto da seguire. Praticamente quello che contava adesso era salvare il posto di lavoro a 600 dipendenti, 600 famiglie, la cosa più importante per la città, e nulla vieta, come ho sempre pensato io, che la nuova amministrazione non possa modificare il percorso intrapreso adesso con altre iniziative, fra quali ci sono quelli che io penso. Un dato è certo, la giunta Arcorinti, che è stata beneficiata dalla legge, questi anni non ha brillato nel settore dei rifiuti. Perché io dico beneficiata? Perché la giunta Buzzanca non riusciva a chiudere bilanci, perché doveva mettere ben 16 milioni, quasi 19 ogni anno, come contributo per la Tari, per coprire il costo dei rifiuti. Per una coincidenza, proprio quando è entrata in carica la giunta Corinti, è cambiata la legge e praticamente il costo è interamente a carico dei cittadini. Dunque la giunta Corinti aveva la possibilità, senza investire soldi, ma lavorando sui soldi dei cittadini, di dare un servizio, diciamo, appunto efficiente. E poi si innesca pure il problema relativo alla scelta giuridica del concordato ed altro rispetto alla rottamazione dei debiti che aveva messo in ambiente, non si è compreso perché non si è fatto, e non si comprende neanche adesso perché eventualmente non si sono liberate risorse del piano di riequilibrio per pagare questa rottamazione, perché i debiti sono talmente vecchi che forse potevamo pagare meno possibile. Si è scelto la linea di non pagare niente, di lasciare questi debiti. Ora il problema è questo: la gestione che porta avanti è una scommessa che ha fatto la giunta Corinti. Noi a giugno, quando abbiamo votato, stava per succedere quello che è successo adesso col piano di riequilibrio, no? Tutte le accuse ed altro. Se il Consiglio Comunale non avesse fatto passare la proposta l'ultima che abbiamo votato su Messina Servizi, la giunta del Corinto avrebbe detto che tutta la crisi che si sarebbe creata con i rifiuti sarebbe stata colpa del Consiglio, diciamo, appunto comunale. Ma lo stesso professore Ginatempo sa benissimo che tutto quello che è stato fatto adesso, i criteri ed altro, potranno essere modificati dalla nuova giunta, che potrà fare. Dunque il problema sono tre dalla nuova amministrazione, 3 o 4 mesi. Certo, il discorso dei privati io non sono convinto in pieno, non sono neanche convinto che non sia giusto entrare privati, non sono neanche convinto che sia giusto entrare privati, perché quando i privati sono entrati a Messina Ambiente sono stati sempre arresti, ammanchi ed altro, che abbiamo avuto le vicende sulla città di Messina. E poi, guarda caso, spesso il settore rifiuti è controllato da privati
e sappiamo tutte le volte sono collegati alle malavite, diciamo, punto locale. No, l'idea, diciamo, Giuttarello ha ragione da una parte, che ci sarebbe un maggior controllo e da parte del comune, come avveniva prima quando c'era l'altra società, che il comune faceva le sanzioni, le multe, però da un altro punto di vista c'è il rischio, diciamo, appunto, di inquinamento, ma c'è soprattutto il rischio di non fare diminuire il servizio di una decina, 15 milioni di euro, perché il privato logicamente vorrebbe un profitto. Dunque, una cosa, tutta questa ragione, ecco perché io presento un progetto per la differenziata in conferenza stampa mercoledì, ho aspettato la fine della competizione elettorale, e poi ho un altro progetto sulla situazione giuridica di Messina Ambiente, su come dovrà continuare. Per me l'importante in questo momento era conservare 600 posti di lavoro, poi a luglio chiunque sarà il sindaco avrà la possibilità di incidere, diciamo, appunto, anche in maniera diversa. Nessuno impedisce che il nuovo sindaco sia convinto che è necessario una partecipazione dei privati insieme al nuovo consiglio comunale, può modificare. Tanto sì, per me si doveva partire, si doveva risolvere la situazione col tribunale, si hanno pure questi 3-4 mesi di tempo per vedere come funziona il servizio, quello che farà Messina Servizi, e poi, diciamo, appunto, si vedrà. Adesso ora vediamo, appunto, invece gli altri sindacati, in particolare la UIL, che ha una posizione differente rispetto a quella della CGIL, e vediamo qual è. Sentiamo. Cosa contestate la CGIL rispetto alla sua posizione nella vicenda Messina Servizi Bene Comune? La posizione riguardo la nascita di Messina Servizi non può che essere una, quella di far partire una società intanto che non sia il clone fallimentare di Messina Ambiente, che ha accumulato 100 milioni di debiti per mala gestione, per mala amministrazione passate, ma soprattutto è necessario riempirla di contenuti, riempirla anche con i lavoratori di Messina Ambiente, come è stato fatto per i lavoratori di Ato 3. E non contestiamo nulla, vogliamo il rispetto delle regole. Esiste una legge regionale 9, è stata applicata in tutte le altre realtà, è stata applicata per i 53 lavoratori di Ato Messina 3 che già operano da ottobre scorso in Messina Servizi. Non è pensabile che ci possano essere disparità o diversità con gli altri lavoratori, con gli altri 488 lavoratori di Messina Ambiente, quindi chiediamo che venga rispettata la legge regionale, che vengano rispettati i diritti dei lavoratori, che siano distinto il ruolo del lavoratore operaio, che ha tutto il diritto di transitare con uguali diritti, non possono esserci diversità fra i lavoratori che transiteranno in Messina Servizi, distinguendolo dal lavoratore creditore a cui sono state sottoposte, per via del concordato fallimentare di Messina Ambiente, delle transazioni che liberamente tanti di loro hanno firmato, ma tanti di loro non hanno voluto firmare, perché noi abbiamo giudicato fossero lesive di tanti diritti inalienabili dei lavoratori, le ferie, il TFR, e per questo, insieme anche alla CISL e alla FIA, la UIL ha presentato un esposto in procura. Ma non sarebbe stato meglio, anche in via transitoria, fare un passaggio a una SRR per la tutela di questi lavoratori? Il passaggio alla SRR è legge ed è stata applicata per gli stessi lavoratori di Messina Ambiente, quindi parliamo della stessa società, soltanto pochi mesi fa a Taormina, dove i lavoratori sono transitati secondo la legge regionale 9 con un tavolo tecnico all'ispettorato del lavoro direttamente alla SRR e poi ceduti al gestore. Lo stesso percorso è stato fatto per i 53 lavoratori del lato 3 che sono già a Messina Servizi, sempre con un tavolo tecnico all'ispettorato del lavoro. Improvvisamente, non capiamo perché, e parlo al plurale perché siamo tre sigle sindacali, non è soltanto la UIL, che hanno richiesto nuovamente l'intervento in un tavolo tecnico all'ispettorato del lavoro, che era stato sempre considerato super partes, e questo è, per fare lo stesso percorso anche per i 488 di Messina Ambiente, e improvvisamente una parte sindacale, che è la CGIL, ha imposto, perché di questo si tratta, di applicare un'altra linea. L'altra linea potrebbe essere percorribile se la legge non dicesse diversamente. La legge sulla regolamentazione dei rifiuti in Sicilia non piace alla UIL, ma è legge e come tale deve essere applicata. Anche perché il passaggio alla SRR è un'ulteriore tutela di garantire al lavoratore sempre la natura giuridica di posto pubblico, qualunque sia il gestore che all'indomani anche non potrebbe anche non essere più Messina Servizi fra 2 anni, ad esempio, garantiremmo lo stesso col passaggio all'SRR ai lavoratori la natura giuridica di servizio pubblico, di posto pubblico.
Jalacqua, come affrontare la questione dei lavoratori, soprattutto per quelli che avevano delle riserve? Sì, è la questione che ora ci porremo in questa settimana, che comunque è una vicenda che stiamo seguendo da tempo. Però brevemente volevo dire una cosa, io rispetto a quello che ha detto il consigliere Trischitta, questa storiella la sento ormai, l'ho sentita già in consiglio comunale, il fatto che la giunta comunale è stata beneficiata da questa nuova normativa e quindi è stato un vantaggio quello di caricare i cittadini, no, di tutti i costi del servizio. Lo chiudevate e allora bilancio. È una storiella perché un danno è stato non solo per l'amministrazione, non tanto per l'amministrazione quanto per i cittadini, perché è una normativa indecente voluta da governi di centrodestra e di centrosinistra nazionali che hanno scaricato sui cittadini i costi di servizi così essenziali come quello dei rifiuti e dell'acqua, per esempio, ed è anzi direi una scelta pure antimeridionale, perché tutte quelle le regioni che avevano già fatto i loro investimenti al nord con i soldi del governo e quindi anche i nostri li hanno fatti, al sud che non erano stati fatti purtroppo per disastri, come sappiamo, nella gestione della cosa pubblica, poi sono stati ora costretti a poterli fare solo cercando i soldi ai cittadini. E quindi quando siamo arrivati noi, anche il Consiglio Comunale è stato costretto ad applicare questa norma che ha fatto schizzare in alto questa tassa. E perché è schizzata in alto questa tassa? No, sempre quello è il perché, no, e perché è schizzata in alto questa tassa? Per i disastri fatti nei 20 anni precedenti. I governi precedenti, i cittadini, si sono guardati bene da aumentare la tassa e far pagare le inefficienze ai cittadini, impopolare, e hanno finanziato i servizi con il debito. Il debito di Messina Ambiente. No, non li metteva proprio. Sono d'accordo con te che è stato un danno per il 70%. Però fammi parlare. Sì, però ti volevo dire questo: avete finanziato con il debito il servizio. Infatti, Messina Ambiente ha accumulato 100 milioni di debiti per questo. Perché gli promettevano a Messina Ambiente ti diamo 32 milioni, poi arrivate all'inizio dell'anno, poi arrivavano ad agosto, no mi dispiace non ci sono i soldi, te ne diamo 27, e i 5 milioni che ti avevamo promesso, mai fatti il servizio, va bene, e li accumulavano nel debito, così è scoppiata sia Messina Ambiente sia poi Ado3 che impropriamente faceva dei servizi che non doveva fare. Disastro... Ma se voi non ci riuscite con 45 milioni non avete fatto niente, c'è la città più sporca d'Italia. Il disastro che avete creato... Con la giunta precedente che aveva 102 milioni. Esatto, il disastro che avete creato assumendo anche in un periodo ben determinato della storia messinese un centinaio di persone per un errore che ha causato un aggravio annuale di 4 milioni di euro in più. Io non lo pagano i cittadini. Scusa, eri tu in giunta quando è successo? No, io questo. Non c'ero. No, no, eri tu. Io non c'ero. Tu, non eri, sono mai tu sostenevi il genovese in quella no, periodo. No, ti sbagli, solo io le assunzioni stato... a tempo determinato. No, ti sbagli, tu hai io fatto ero segretario articolo, quando abbiamo rotto con Genovese. Hai fatto un articolo dove hai scritto che era una vergogna che Genovese fosse decaduto da sindaco. Esatto, ma ti sbagli perché io ho rotto proprio con Genovese. Se tu non hai memoria storica, mi dispiace. Infatti le elezioni successive grazie a me non è stata la giunta di destra, questa è stata un'operazione quando c'era Genovese che sto la memoria si va sempre il passaggio quando Genovese era sindaco è successo. Quindi detto questo, dopo che abbiamo ereditato questi disastri, i costi erano alti perché era alta l'inefficienza della passata amministrazione. In 5 anni avete aumentato ogni mese. A questo punto no, ecco, la Tari non è aumentata perché è aumentato il costo del servizio cittadino, che anzi è diminuito. Sì. La Tari è aumentata di documenti qua magari ogni anno aumentava può dare qualche 41, insegnamento che ha seguito queste cose. La Tari è aumentata perché è aumentato il costo della discarica, certo. Che prima ne approfittavano che era vicino a Mazzarai e se ne fregò di fare impianti in città. Quando Mazzarai è chiusa e si è dovuto andare a Catania, il costo è aumentato di 3-4 milioni di euro. Se fossimo rimasti a Mazzarà, per fortuna no, dico perché per vari altri motivi, ma se fossimo rimasti a Mazzarà, come erano loro che scaricavano i rifiuti a Mazzarà, il costo del servizio oggi sarebbe inferiore anche di 50 milioni potevano andare bene se ci fosse stata pulizia. Non avrebbe pagato le inefficienze di allora. Ma non c'era, ed è per questo che abbiamo fatto la nuova società e rimane in mani pubbliche. Perché, come tra l'altro aveva detto pure il consigliere Trischitta, in Sicilia abbiamo un sistema troppo spesso è stato oggetto di inchieste sulla infiltrazione della criminalità organizzata nel settore, che non è solo per il settore privato, anche la gestione pubblica è stata oggetto di infiltrazione della malavita. Ma noi volevamo che appunto rimanesse in mani pubbliche, perché noi come scelta vogliamo che i servizi pubblici essenziali, cioè rifiuti, trasporto e acqua, siano in mani pubbliche. Ma voi per avere un controllo maggiore, e se il servizio non dovesse essere gestito come è previsto dal contratto di servizio, che per la prima volta ora c'è, per la prima volta, ci sono delle norme di penali che vanno ad incidere sul dirigente, sul livello gerenziale, non più come prima sul personale,
Ecco, io direi questo, si è creato un contrasto anomalo, anche una lotta sindacale un poco anomala su questo aspetto, perché non ci sono posti di lavoro a rischio, non ci sono problemi di retribuzione sospese, eccetera, c'è solo semplicemente come fare per trasferire questi lavoratori dalla società in liquidazione e in procedura fallimentare verso una società pubblica in house, quindi è un vantaggio, un salto di qualità e più tranquillo insomma per i lavoratori. Quindi il trasferimento si è complicato, lo ripeto, solo per questa normativa regionale, e noi siamo convinti che in questo mese, ovviamente riuscire grazie anche alla prefetta che diciamo ha garantito anche questo incontro insomma tra le parti, sia possibile risolvere un problema che non esiste, perché tutti i lavoratori devono traghettare nella nuova società. La nuova società ha bisogno di tutti i lavoratori, di tutte le competenze, anzi probabilmente in alcuni settori ne avremo bisogno di più perché ci saranno più i servizi. Il problema si risolverà in maniera condivisa e questo stiamo facendo in questi giorni. Zuccarello, lei invece che posizione ha sulla discarica di Pace? Perché è una questione anche importante rispetto a tutto quello che abbiamo detto finora, e soprattutto lei ha fatto anche interessanti ricerche su questo, vogliamo sapere qual è la sua posizione. Intanto mi permetta di fare una piccola replica soltanto a entrambi. Con grande semplicità, tutto quello che ci ha presentato poco fa il dottor Giratempo, progetti, programmi, evoluzioni, tutto viene realizzato semplicemente cambiando un nome. Quindi domani mattina, se noi gli cambiassimo il nome all'ATM e la chiamiamo con un altro nome, avremo gli autobus che volano. Perché la stessa investimenti, hanno detto. Gli investimenti, allora tutto quello che lui ha dichiarato, perdonami, tutto quello che lui ha dichiarato lo stiamo facendo con la stessa identica società, gli stessi soggetti, è cambiato soltanto Giratempo. No. Dico, punto. È un direttore che è arrivato nuovo, lui che sta percependo uno stipendio da mesi per una società ferma. Non conviene parlare di soldi. Vabbè, a prescindere di questo, in ogni caso lei è lei qui ed è una società che è stata ferma fino adesso. Vabbè, lasciamo stare questa... Ma no, lasciamo stare per giunta per quello che dice l'assessore. Io sono sempre dell'idea. Vero è che il passato ha veramente creato dei disastri. Vero è dei 100 dipendenti in più che sono stati avvenuti con un finto rapporto di lavoro a tempo determinato, che poi si trasforma a tempo indeterminato per magia, perché slitta il tempo per 100 persone. Ed è vero quello che quindi continuo a dire. Ecco, io sono contrario alla posizione dell'assessore, ribadendo il concetto del privato, perché tutte queste porcherie, se ci fosse comunque un privato che ha un vero interesse economico, aumenti di livello, slitta di personale che non lavora, personale che bivacca, disabili, che, finti disabili che sono tutti posizionati in posti di favore e no, poi non lo sono, o dipendenti che sono collocati negli uffici. Tutte queste posizioni, se ci fosse un privato che ha veramente un interesse economico e che quindi deve guadagnarci, non le farebbe. Poi che possa essere che ci siano infiltrazioni o meno, questo può accadere ovunque e può accadere anche in una società che può essere pubblica, perché queste dimostrazioni le abbiamo avute anche in passato, che lei benché si ricorda. Io sono stato in procura e non ho denunciato una società privata, ma ho denunciato una società pubblica e operazioni che venivano fatte con una società pubblica e con un personale che era totalmente ed esclusivamente pubblico. Quindi se si devono fare le cose, si fanno. Per quanto riguarda la discarica di Pace, io credo che Messina abbia le necessità di una sua discarica. Questo è poco ma sicuro. È vero quello che dice l'assessore, i costi maggiori sono per noi lo smaltimento ed è la discarica. Pace dovrebbe essere però una vera discarica adeguata a norma per essere una discarica reale. Determinate situazioni io stesso, a me dispiace, ma l'ho assistito io personalmente a operazioni che venivano effettuate lì in discarica, che non è una discarica, soltanto lì che venivano addirittura scaricata la spazzatura a terra, e a me dispiace, ma le registrazioni ci sono, le ho riprese io stesso e veniva scaricata a terra, sono state fatte delle operazioni scandalose. Ma questo non è che dipende dall'assessore, è sempre una mancanza di controllo, di una supervisione, di un atteggiamento che c'è all'interno di una società, perché comunque o vuoi o non vuoi, gestita da soggetti che comunque si sentono sicuri e garantiti, perché c'è il pubblico. Io non faccio il sindacalista di Messina Ambiente,
Quindi io non devo, io non guardo l'aspetto dei lavoratori, ben venga, tutti devono lavorare, non lo metto in dubbio, ma io faccio il consigliere comunale di Messina, io devo guardare i 250.000 abitanti che ci sono fuori, non posso tutelare esclusivamente i 600 lavoratori, perché per questi 600 lavoratori io ne ho 250.000 fuori che soffrono, che pagano una tassa di rifiuti e che la pagano profumata e giustamente questi signori vogliono conto di avere un servizio adeguato per una città che paga fior di quattrini. E poi noi ancora, e dopo è finito, perché ben vi ricordate che noi mandavamo con i mezzi privati, mandavamo in discarica, è stato eliminato, però lei ben si ricorda, assessore, che è stato eliminato dopo che io ho fatto quell'altra operazione di inchiesta a settembre scorso, che ho passato nottate intere in discarica filmando i camion esterni che partivano e continuavano a partire, ma lo sa perché succedeva quella cosa privata? Perché c'era sempre un vantaggio di determinate situazioni, determinate operazioni, perché il privato era avvantaggiato discarica e qualcuno anche all'interno del pubblico, e quindi se ne avvantaggiava. Questa è la vera verità, questo era il circuito e questi sono i circuiti che vanno eliminati, perché se eliminando questi circuiti tutti quanti risparmieremmo soldi, non soltanto con operazioni fantascientifiche, dicendo soltanto che tutto si risolve con la differenziata, perché non è soltanto quella la strada, strada è quella, è vera la differenziata, chiunque, qualsiasi sindaco dovrebbe salire domani, non può che parlare di differenziata, il percorso che loro hanno iniziato è un percorso che va obbligatoriamente a continuare, chiunque, se sa, chi qualsiasi sindaco deve continuare su questo percorso. Vabbè. Perché lo sono per tutte le città. Una cosa sui costi, che diceva lui che giustamente quando siamo arrivati noi i costi in discarica per privati costavano circa 1.300.000 euro che davamo ai privati, quando è arrivata l'associazione ci ha azzerato questo costo, quindi da 1.300.000 a zero assoluto, dopodiché per questione emergenziale insomma questo costo è risalito e si riferisce quando lui ha fatto le controlli, noi abbiamo fatto le esposte in procura, assessore, ha fatto bene, i camion partivano vuoti, se lo ricordo, i camion partivano vuoti, dopodiché ora si è di nuovo azzerato perché c'è una flotta che è solo comunale di mezzi e i nostri dipendenti lavorano piuttosto di stare fermi. Facciamo anche gli altri. Gina Tempo, la sua visione sulla discarica di Pasci. E che, come peraltro in conferenza stampa di presentazione ha detto anche Aldo Iacovelli, il nuovo direttore generale, è che le cose vanno chiamate con loro nome. In una discarica, come è intesa oggi, non come è intesa la discarica in Europa, per capirci, le discariche in Inghilterra si chiamano depositi minerari urbani. Cioè sono dei posti dove vengono date in concessione a privati per andare nella discarica che è salubre e non ha pericoli di crolli e di frane, dove vanno lì, non c'è percolato, vanno lì a scavare e se trovano plastiche, metalli, legno, vetro, elettronica e cose che servono, se li prendono pagando appunto una tassa. La cosa importante dell'impianto di Pace è la modifica che da sempre io e l'assessore dell'acqua abbiamo in testa, è quella che dopo l'obbligatorio, perché questa è una delle cose che non tanti sanno, dopo l'obbligatorio impianto di trattamento meccanico biologico che serve dalla RUR, cioè dai residui urbani, dai rifiuti urbani e residui, viene separata la parte umida dalla parte secca, resta un umido sporco di secco e uno sporco e un secco sporco di umido. Con biostabilizzando la parte umida che si fa in questo dopo il trattamento meccanico biologico, si ottiene la frazione organica stabilizzata che addirittura si può usare nelle bonifiche delle discariche, e qui ne abbiamo 5 che devono essere bonificate, perché questa frazione organica stabilizzata è una cosa che posta in discarica per 30 anni circa evita che si faccia percolato, questo per capirci. Invece il secco indifferenziato che c'è dopo può servire come un impianto pilota a Pontedera o in altri posti a fare un prodotto che si chiama il plasmix, cioè sono delle plastiche multicomposite che hanno componenti anche di metalli, vetro, eccetera, che si usano per fare... Questo è quello che volete realizzare? Per fare questo, dalla parte del secco, aggiungendo una spesa di 5.000 euro soltanto, si può montare un estrusore termomeccanico che realizza con questa parte secca
senza andarlo a buttare in discarica. Realizza con questa parte secca questo plasmic, che è un materiale che viene venduto per fare pali della luce, tegole, materiale edilizio, i bagni chimici, le panchine, catastabili. Un momento che arriviamo. È tutta questa roba che viene, che può essere usata, che viene recuperata e che può essere venduta per fare profitto pubblico con Messina Servizi e ridurre la Tari ai cittadini. Con l'inceneritore significa che questa parte secca con cui si può fare il plasmic, ripeto, con 5.000 euro soltanto di differenza su questa cosa, con questa si può fare, purificando e con altro lavoro, fare il famigerato combustibile solido secondario, che è quello che mette le mani nelle tasche dei cittadini quattro volte, ingegnere prescritta, quattro volte lo pagano i cittadini, il CSS e l'inceneritore. Questa è una delle cose che non sanno tutti ed è una vera e propria truffa per i cittadini. Perché? Perché intanto questo materiale che può fare soldi direttamente ai cittadini, questo CSS deve essere conferito da qualche parte, e l'inceneritore si fa pagare l'ingresso di questo CSS che non rifiuta, si fa pagare l'ingresso, e quindi invece di recuperare questi soldi dobbiamo pagare l'ingresso, secondo pagamento. Terzo pagamento, l'inceneritore è un'impresa che invece di acquistare la materia prima per fare energia elettrica si fa pagare per assumere materia prima. Terza truffa, mi faccio finire, non è vero niente. Quarto punto sul CSS, l'inceneritore prende anche con le nostre bollette elettriche l'incentivo perché è assimilato alle energie rinnovabili. Questa storia della Lombardia, gli inceneritori stanno chiudendo dappertutto, sono in grande crisi. Perché? Perché man mano che aumenta la raccolta differenziata diminuisce il RUS, diminuisce il CSS che si produce e non hanno materialmente il combustibile. Stanno chiudendo dappertutto, è in crisi il famoso inceneritore di Parma, l'inceneritore di Torino, è in crisi il celebratissimo inceneritore di Amsterdam con la pista da sci. Non solo, l'Unione Europea, la Commissione Europea, che non è Greenpeace e non è il WWF, ha fatto una comunicazione, l'ultima comunicazione, e sta preparando la direttiva in cui l'ecotassa che si paga per smaltire in discarica la applicherà pure agli inceneritori, e dice l'Unione Europea bisogna procedere verso gli impianti di economia circolare come quello che vorremmo fare a Parma. Quindi l'Europa ci dice tutt'altro, l'inceneritore è una truffa, e appoggiarsi sull'inceneritore, la giunta Musumeci invece, con grazie a Salvo Coscina, che un caro amico mio, e con tutte le elaborazioni e il lavoro che è stato fatto, non vuole puntare sull'inceneritore. La giunta Musumeci dice: noi siamo in emergenza, dobbiamo gestire l'emergenza, forse bisogna apportare perché le discariche sono piene qui. Ah, l'altra cosa che l'inceneritore, questa è un'altra barzelletta che viene propagandata, l'inceneritore non ci libera dalle discariche, perché siccome l'inceneritore produce, dopo aver incenerito, la bellezza del 25% di scorie che sono rifiuti speciali pericolosi, che devono essere smaltiti in discariche speciali a un costo quadruplo, di conseguenza la spesa che si fa all'inceneritore, il costo dello smaltimento è un costo che c'è comunque, perché lo stesso, se andassero in discarica costerebbe uguale, l'unico che ci ha guadagnato è l'impresa che ha fatto l'inceneritore, un privato normalmente, una grossa multiutilities che viene a colonizzare la Sicilia fare l'inceneritore quando dappertutto in Europa non se ne fanno più. Però sembra che in Lombardia hanno risolto risolto il problema e sono nei guai, perché Milano è arrivata al 50% di raccolta differenziale, quindi hanno il grave problema di mantenersi e quindi di chiudere i bilanci. E il vero problema l'inceneritore, i cittadini nel frattempo, ripeto, l'hanno pagato quattro volte questo il lavoro che fa l'inceneritore. C'è scritto un attimo, vuole sapere anche la tua opinione sulla discarica poi. Sì, no, entro, no, perché ho visto vedevo un servizio dove diceva che il costo con l'inceneritore, no, le sto dicendo, per me non è un arricchito, servizio dove dicevano che in Lombardia era stato sotto il problema, sì, e che in Sicilia il costo era 150 euro a tonnellata nelle discariche, mentre invece con gli inceneritori il costo era di appena 30 euro e si trasformava pure l'immondizia in energia elettrica. Questo servizio dovrebbe, e dice che la Lombardia ha risolto il problema, tanto che si poteva prendere pure rifiuti dalla
da Roma. Dobbiamo andare più 180 euro a tonnellata per il fermento di conferimento. Voglio dire l'ultima cosa veloce perché dobbiamo andare avanti. Stavo concludendo dicendo che quindi questo impianto, al di là delle due vasche che pongono problemi paesaggistici, l'impianto di trattamento meccanico biologico è la possibilità di azzerare o quasi azzerare la quantità di rifiuti che vanno portati in discarica, oltre al fatto che serve a trasformare gli oggetti e i materiali abbandonati dai cittadini, perché la dobbiamo finire di chiamarli rifiuti, gli oggetti abbandonati dai cittadini, in moneta, in euro, che serve a migliorare i servizi, a fare investimenti, a comprare le 10 spazzatrici che sono necessarie e che messe in ambiente non c'ha, per poter migliorare i servizi, perché tutte queste cose non sono promesse, sono realizzabili, si fanno dappertutto. Teschita, lei è d'accordo con la discarica? Allora, il problema è che questi rifiuti in qualche posto devono andare, che la soluzione o inceneritori o altri sistemi o discariche ci devono essere. Il problema è che i rifiuti diminuiscono in proporzione. Sì. Non chiamarli più rifiuti. Devo chiamare beni, no, beni comuni. Oggetti. Beni comuni è già meglio. Oggetti abbandonati dopo il consumo. Beni mobili. Ieri è complicato. No, va bene, voglio dire io, il problema è tutto sta nella differenziata. Il progetto che presenterò pure io, il problema è tutto là. Più differenziata fai, se è differenziata, che tu riesci a trasformare in prodotto finito, pulito, a un costo maggiore, consente uno smaltimento, diciamo, appunto, migliore, e praticamente più differenziata si fa, meno costi sopporta il comune, più e meno pagano, diciamo, appunto, i cittadini. E tutto è questo. Ora, il problema per me della discarica sì, della discarica no, è un problema che deve riguardare il Presidente della Regione e la Giunta regionale, perché loro hanno il quadro generale di tutta la Sicilia. Il Comune di Messina non è che può far fronte a queste esigenze. Dunque ci vuole una strategia regionale che permette il minor costo possibile, diciamo, appunto, ai comuni, perché ogni costo in più ricade sui cittadini. Per cui questo problema la Regione siciliana, il Presidente ha detto che lo sta affrontando, perché l'emergenza dei rifiuti c'è ed è notevole, si rischiano altre chiusure e altri rischi, diciamo, appunto, a breve termine. Certo, io sono d'accordo per una discarica, che se abbiamo una discarica a Messina i costi, diciamo, appunto, diminuiscono notevolmente, però deve essere una discarica a sicurezza, diciamo, appunto, sicurezza, diciamo, appunto, assoluta, che garantisca, diciamo, appunto, i cittadini. Poi io sono d'accordo con lui che ogni rifiuto o questo bene o bene comune deve essere trasformato in denaro per i cittadini. D'altronde sono tante società che acquistano la plastica, acquistano l'alluminio, acquistano il cartone, ci sono vari sistemi per fare. Se no, poi altrimenti quello che non si è fatto mai a Messina, si deve trovare un sistema affinché questi rifiuti non siano portati fuori, diciamo, appunto, da Messina, e siano trasformati totalmente, certo, dalla città. Io parlavo dell'inceneritore e chiedevo come parere, perché avevo visto questo servizio, diciamo, in Lombardia non risolto il problema, e poi avevano fatto un esempio fra la Sicilia, dove costa 150 euro il conferimento attuale, e i 30 euro che costa quello dell'inceneritore. Adesso abbiamo un servizio, abbiamo intervistato il neo direttore Iacomelli della Società Servizi Beni Comuni. Grazie, regia. Gli obiettivi a medio e lungo termine sono quelli di offrire un servizio efficiente alla città di Messina, ai cittadini, e migliorare le condizioni anche dei lavoratori. Nasce una nuova storia e quindi noi vogliamo tenere Messina pulita con l'aiuto dei cittadini. È importantissimo che sia chiaro che i cittadini sono il nostro cliente, ma sono anche il nostro datore di lavoro, e quindi noi dobbiamo tenere pulita la città di Messina con il loro aiuto, perché è fondamentale. Se loro buttano bene, noi riusciamo sicuramente a lavorare meglio. Per i lavoratori ci siederemo con tutti, parleremo con tutti e troveremo una soluzione equilibrata nel rispetto della legalità, che è l'unico faro che guiderà la mia attività qui a Messina. Io ho trovato grande professionalità nei lavoratori che ho incontrato, perché
Come sapete, appena arrivato a Messina sono andato con piacere la sera a conoscere i lavoratori che partivano per il turno di notte e ho trovato grande professionalità, grande disponibilità. Ci sono ovviamente dei problemi, li conoscete meglio di me. Io sono uno scolaro che deve imparare ancora tutto sulla città. La città è, come sapete, 213 km quadrati, cioè più grande di Milano, questo bisogna dirlo ai cittadini. Milano è 181 km quadrati, Messina 213. Questo significa che è molto complicato lavorare a Messina, ci sono molti villaggi, frazioni collinari, quindi il lavoro va fatto con pazienza, con l'aiuto dei cittadini, questo è fondamentale. Faremo investimenti perché la differenza col passato è che questa azienda parte nuova, senza gravame di debiti e quindi un'azienda pubblica gestita con l'efficienza dovrà e farà degli investimenti. Avremo questa capacità e questa è la grande novità. Soprattutto voglio dire che noi applicheremo il DLGS 158-99 come è previsto nel contratto di servizio, che è una rivoluzione, cioè la tariffa da ora in poi verrà determinata a Messina da questo DLGS del 99 che stabilisce che il servizio, cioè che la tariffa deve costare quello che è il costo secco del servizio, non un euro in più. E il nostro obiettivo, il mio obiettivo e della squadra che avrò il piacere di guidare, è quello di arrivare a ridurre la tariffa ai messinesi, ma con il loro aiuto. I cittadini ci debbono aiutare. I primi investimenti saranno sicuramente delle spazzatrici, perché ce ne sono solo tre e di cui una purtroppo è guasta, una è fuori servizio, per cui una sola operativa. Noi abbiamo intenzione nelle prossime settimane di fare subito ovviamente le gare d'appalto, perché ci muoveremo solo nella legalità e nelle linee guida ANAC per acquisire nuove spazzatrici e cominciare a operare sul territorio. Lo vogliamo dividere in 50 microzone di circa 4 km quadrati ognuna e creeremo lo spazzino di quartiere, perché è giusto che ci sia un riferimento anche per la cittadinanza, proprio per un customer care efficiente. Quindi i lavoratori saranno sicuramente operativi sulle aree e dovranno anche dialogare con la città, perché ovviamente il nostro obiettivo è quello poi di arrivare a fare estensione del porta a porta per arrivare alla tariffa puntuale, e questo significa parlare con i cittadini. Noi non vogliamo scontrarci con nessuno, ma vogliamo dialogare, questo è l'obiettivo. Io l'acqua, abbiamo visto questo servizio con il nuovo direttore, ecco, questa iniziativa dello spazzino di quartiere, e poi volevamo capire perché non siete passati dall'SRR questo passaggio, perché non è stato fatto. Sì, Iacomelli faceva riferimento a un progetto di cui si è discusso anche con Beniamino Ginatempo sulla necessità di rivedere anche le zone di raccolta e di gestione del servizio, quindi appunto l'obiettivo è quello di riorganizzare insomma i servizi, lo spazzamento, raccolta indifferenziata, differenziata, scerbatura, in modo da renderlo più efficiente. Per questo diciamo, ecco, non sono d'accordo con l'idea che si è detto poco fa, dice cambia solo l'etichetta. Non cambia solo l'etichetta, cambia un approccio diverso alla modalità di gestione. Per questo abbiamo fatto questo bando per richiedere un esperto del settore che ci potesse dare una mano, diciamo, a questa start-up, a questa partenza, a questa nuova società. Iacomelli ci sembra la persona più giusta. Per quanto riguarda la legge, ripeto, noi stiamo osservando la legge, siccome sento spesso dire non avete rispettato la legge 9 del 2009, noi la stiamo rispettando, tant'è che appunto è stato fatto un piano A, perché la legge 9 poi è stata modificata, la legge 3, insomma è tutta un intreccio, diciamo, di normativa regionale. Abbiamo fatto il piano A, nel piano A abbiamo fatto la scelta di mantenere in gestione pubblica il servizio, abbiamo fatto un piano economico finanziario per 9 anni, abbiamo visto pure il passaggio del personale. Ciò che non convince di questa legge è proprio il passaggio del personale, uno degli aspetti, e non è solo Messina, ma anche in Sicilia, che tutte le ATO o le nuove società che si sono affacciate alla gestione del servizio hanno avuto questo problema. Io ritengo che si possa risolvere intanto con una interpretazione autentica della normativa da parte della Regione, e si vorrebbe fare come si fa in tutta Italia, c'è un passaggio secondo normativa, secondo contratto, e un passaggio diretto dalla vecchia società alla nuova società. La legge 9 propone, diciamo, questo trasferimento dei lavoratori che devono per forza passare dall'SRL prima di andare alla nuova società, è un'anomalia solo tutta siciliana,
E siccome la legge stessa è inadempiente, perché questo passaggio di lavoratori si doveva avverare solo se ci fosse stata un'unica società per 47 comuni, quanti sono quelli dell'SRR città metropolitana, e questo non è successo, per questo personalmente ho sempre ritenuto che fosse il modo migliore quello di seguire la legge nazionale. Però siamo in discussione con i sindacati che invece ritengono, con altri sindacati che ritengono questo passaggio tramite SRR necessario. Abbiamo chiesto un parere alla regione, l'abbiamo chiesto pure alla prefetta di intervenire sulla regione per dare un chiarimento su questi aspetti. In questi giorni, insomma, è questo l'obiettivo. Sì, le vasche della discarica di Pace si possono allargare? Musumeci aveva proposto allargare le vasche delle discariche e fare una delibera che permetteva lo smaltimento di alcuni rifiuti all'estero e in più fare due impianti di compostaggio. Volevo sapere se tecnicamente si può fare questo. I poteri speciali ce l'ha già Musumeci, lui si riferiva all'allargamento delle vasche delle altre discariche. Diciamo di essere autorizzato a poter fare le vasche. Non c'è una discarica, a Pace c'è attualmente una piattaforma di trasferenza, cioè tutti i rifiuti raccolti in città passano da questa piattaforma per essere caricati nei mezzi grandi. L'impianto di Pace è previsto, che è questo trattamento meccanico biologico con una vasca per la raccolta, appunto, come diceva, della parte inertizzata dei rifiuti dopo il trattamento meccanico biologico, era pensata per una fase transitoria, deve durare 3 anni e mezzo se tutti i rifiuti fossero andati in questa vasca, perché l'obiettivo è poi quello di andare a un sistema che per fortuna non c'è stato più, dei 4 termovalorizzatori regionali. Quindi è una discarica di passaggio e noi l'idea che avevamo quando abbiamo iniziato, diciamo, la gestione di questa di questo settore, l'idea che avevamo è proprio quella di utilizzarla il meno possibile, ma massimizzare il trattamento meccanico biologico e la raccolta differenziata. Purtroppo non sono partiti tutti gli impianti come volevamo e i finanziamenti come volevamo, per varie ragioni legate anche alla difficoltà che ha avuto la regione stessa a finanziare questi impianti. Oggi ci ritroviamo a fine, diciamo, mandato con forse lo sblocco di questo impianto di Pace. Personalmente ritengo ci siano ancora dei grossi problemi, perché c'è un vincolo paesaggistico su questa discarica, su questo impianto di trattamento meccanico biologico, che è arrivato dopo la presentazione del progetto, cioè marzo 2017, quindi non so come hanno risolto questo problema. Abbiamo un finanziamento per il trattamento della parte umida a Miri, abbiamo avuto il finanziamento per la raccolta porta a porta, servirà ora massimizzare la raccolta dei rifiuti indifferenziati con i nuovi mezzi che pensavo di acquistare per migliorare il servizio, in attesa degli impianti. Giocarello, lei ha fatto questo famoso dossier dove faceva emergere alcune problematiche, fra cui appunto queste ore continue di comunque in più dei lavoratori, di ore di straordinario, parlava anche di questi mezzi ormai vetusti, di come erano utilizzati. Ecco, secondo lei cambieranno le cose ora con questa nuova società o tutto rimarrà lo stesso? A me dispiace ripetere le stesse identiche cose. È la stessa società. Beh, è lo stesso capezzone. Continua a ripetere questa sciocchezza. La sciocchezza la dirà lei. Vabbè, tutti i cittadini ne hanno piena coscienza. Bene. A me dispiace dover ripetere. Io ripeto, non faccio il sindacalista. Dire queste cose, caro Rossellini, non creda che sono cose semplici. Perché qua quando parlo nel modo come sto parlando io ti ritrovi personale contro. Perché quando chiaramente si è agito in un modo soltanto con il pensiero di tutelare il personale, ma lei quando torna a casa e trova tutta la città sporca, a lei chi la sta tutelando? E poi questo spazzino di quartiere, è 50 anni che dovremmo avere uno spazzino di quartiere, dico, non è che nasce ora lo spazzino di quartiere, perdonate, si fa soltanto perché cambia il nome, da Messina Ambiente diventa Messina Servizi, cambia la mission della società. La mission, sì. Giusto, lei li cambia la mission, perché Messina Ambiente aveva un'altra missione. Sì, quella di svuotare i cassonetti e portare in discarica, esatto, non quella di recuperare gli oggetti abbandonati. Ma lei che mission può fare? Lei non è un manager. Io non ce la faccio. Lei è solo un professore. Lei non è un manager, non è una persona che ha mai gestito un'impresa. Lei non è una persona che ha gestito mai un'impresa. Lei non ha idea di quello che significa quell'impresa. Lei ha queste idee. Lei ha soltanto queste idee. Io dico soltanto che abbiamo 500 80 dipendenti o giù di lì quelli che sono, e sono gli stessi identici dipendenti che c'erano ieri e ci sono domani.
Quindi questa Messina, e per giunta abbiamo fatto un lavoro diverso da quello che facevano ieri. Abbiamo quindi lasciato la posizione debitoria del passato. Io non riesco a capire, ecco, come se finalmente non ci siamo preoccupati di lasciare i debiti al il pregresso, di lasciare abbandonare il pregresso, però ci siamo preoccupati, la giunta a Corinti si è preoccupata di mettere il piano di riequilibrio, di non anche se il mio collega Trischitta non è d'accordo, di non fare il dissesto appena entrato, condannando la vecchia politica, però quale sappiamo fare queste operazioni scandalose di chiudere un'impresa che ha i debiti per aprirne un'altra. Questa operazione, ripeto, questa grande idea di chiudere 30 milioni di chiudere una società per aprirne un'altra, e l'operazione, dico, abbiamo non aspettato qua 5 anni quasi, quella ma senza società, dubbio che non poteva più investire, non lo mette in dubbio, e quindi ci voleva creare lo stesso identico carrozzone, perché noi abbiamo lo stesso ma per lei, cambiando soltanto uno statuto, lei ha cambiato qualcosa, ma si cambia il personale, anche il modo di gestire il personale, non tutti quelli che non lavorano, in questo momento noi ci troviamo, ma lei c'è mai andato in un'isola ecologica, assessore? Perfetto, lei quando va in un'isola ecologica mi trovo una schizza di dipendenti, mi trovo una schizza di dipendenti, fermi lì, che qualcuno si alzi mai per poter dire, per favore, signora, ha bisogno di una mano. Tu vedi vecchiette che portano la loro merce differenziata, come la vuole chiamare lei, condizia, come gli piace a lei di volerla chiamare, che la portano e che qualcuno si dica no, la poggi lì, venga lì, che si alza, questo è la verità. La volevo andare avanti, è un altro nome soltanto. Messina Ambienti diventa Messina Servizi, arriva Gina Tempo, gli cambiamo uno statuto, gli mette la nuova vita e abbiamo risolto i problemi. Non è così, ci pigliamo in giro, non è così. Ecco, per rispondere appunto a Zuccarello, gli sprechi ci sono all'epoca e ci saranno ora, e io sono siamo all'assessore, non è che dico che l'assessore che non vuole, ma ci sono, e ci sono là dentro, perché c'è un problema dentro, ed è dentro il problema, e ci sarà sempre, perché poi se tu non levi la cumacca, e la cumacca, come la vogliamo chiamare, è il personale che viene gestito, e sono, diciamo, i soggetti che sono i referenti e i responsabili, è lì che devi cambiare il sistema, perché se no se cammina a Tempo o gli mettiamo Ciacci o gli mettiamo Ialacqua, viene un altro, le cose cambiano, quello è il personale, l'abbiamo capito, ma lei continua a tornare a casa e avere la città uno schifo. Già Tempo. Dico, però dobbiamo mantenere un'intera struttura, ma i cittadini pagano, e paghiamo tutti quanti, per cambiare solo la mission, come dice lui. Hanno cambiato la mission, è tutto risolto, e cambia il nome, la mission è risolto tutte le cose. Cittadini, tutto a posto, con la mission, basta che utilizziamo due termini diversi, abbiamo risolto tutte le cose. Basta che diciamo mission, abbiamo risolto tutto, con mission ci voleva c'è. Intenzione di rispondere al consiglio di non può rispondere, no. E lei parli di no, perché ho già risposto 10 volte, perché non fa altro, quando vuoi dire sempre lo stesso show. Ha ragione, è una sciocchezza. I cittadini, quelli che sono fuori, quelli che non gli interessa, quello che non interessa il clientelismo che c'è là dentro, quelli che pagano le tasse, non gliene frega niente della sua missione. Però facciamo parlare, andavamo anche in un'altra maniera. E io ero con lei, e lo sa che io ero con lei. Facciamo parlare di Tempo. Ok. Allora, già Tempo. Però la riorganizzazione che dice Zuccarello, no? Per esempio, questo utilizzo dei lavoratori in maniera diversa, spieghiamo appunto come possono essere utilizzati in maniera lo accennava proprio il direttore. Se noi ristrutturiamo completamente il servizio, ristrutturiamo le mansioni e prendiamo quelli che sono seduti, che non fanno niente, e gli diamo qualche cosa da fare diversa, perché si può fare, perché lavorando sulla pianta organica, sulle mansioni. La prima cosa che bisogna capire, e che hanno già cominciato a capire tutti i lavoratori, questo per tranquillizzare il consigliere Zuccarello, è la manciuglia Foneo. È finita, perché d'ora in poi ci sarà una gestione della società totalmente diversa da quella che c'è stata. Non c'era prima un contratto di servizio che dice bisogna fare queste cose, non c'era prima uno stato, non c'era, non ha mai avuto un contratto di servizio. C'è una società che ha un contratto di servizio che stabilisce certe cose, c'è una società che nello statuto ha tantissime di quelle cose, il contratto di servizio che deve fare per impegno statutario, e anche per rispondere a quello che diceva prima sul controllo,
è una società pubblica in house providing, è sottoposta al controllo analogo da parte del socio unico che è il Comune di Messina. Che cosa vuol dire? Che, in questo controllo analogo, in qualunque momento, come se fosse un dipartimento, il Comune, il socio unico, può verificare quello che noi facciamo, l'attività, può venire a fare un'ispezione. Le questioni di carattere finanziario non posso decidere io o il direttore generale Comelli sulle spese e su certe cose, salvo quelle che sono consentite dall'ANAC e le questioni più o meno correnti. Devono essere approvate dall'assemblea ordinaria dei soci, dal socio unico, non possono essere fatte. Quindi tutta questa storia del privato eccetera, il controllo che c'ha il comune, il socio unico, su questa società, su uno statuto che sono sicuro perché ha votato contro, quindi ha letto molto bene sia il contratto di servizio che lo statuto, il consigliere Zuccarello e il consigliere li hanno letti con tanta attenzione che addirittura hanno votato contro, non si sono astenuti. No, non lei, no, dice il consigliere Zuccarello, che ha votato contro, evidentemente l'ha letto con attenzione, quindi queste cose. Quindi lei, giustamente, con un'organizzazione diversa potranno cambiare questa. Ma certo, perché le menzioni che saranno assegnate a tutti saranno contro, perché dall'inizio bravo, non la volevo. Ma lei può fare votare ognuno fa. Sei scritta. Però non dica. Abbiamo aspettato 5 anni per levare la manciuglia. 5 anni per levare la manciuglia. Ora la leva Gina Tempo. Scusate, parlo, facciamo parlare di scritta, dai. Lei ancora non ha idea di quello che sta facendo. Il grande maestro Iodi, non c'è provare, c'è fare. E lei prova. Dico, secondo lei, ecco, parliamo di questo qua, secondo lei è possibile togliere questa manciuglia, cioè cercare di riorganizzare in maniera diversa questo servizio o no? Ti scritta. Allora, io ritengo che... Come ho detto sempre, che basta, ragazzi. C'è un detto. Per favore, c'è un detto. Non farà niente. Per favore, cioè, stiamo interrompendo altri scritti. Per favore, quando c'è teorica, scusate, teorico. Ma niente di più. Tristezza che si sta proponendo. Meno male che se deve una partita e è già troppo. Facciamo la risposta. Ci sarà il mio collega di scritta sindaco e lei ha dei beni comuni. Come. Contratto di servizio fermato per 9 anni, quindi non è che sono. Come detto. Ah, guardi, addirittura. Ha un contratto di servizio per 9 anni ed è difficile buttarlo fuori. Ma che quindi lei, secondo lei, è garantito l'ha detto? No. Bello. Lei dalla politica è messa. Zuccarello, dobbiamo fare la trasmissione. Ti scritto. Contratto di servizio è garantito. Come ho detto sempre io, ubisci fede da testa, no? Voglio dire io, gli organi di controllo sono quelli che poi devono rispondere all'amministrazione, diciamo, appunto comunale. C'è un ordine di gestione. Sono necessari più controlli, questo siamo d'accordo. C'è il collegio, ad esempio, sindacale. Io sul collegio sindacale penso che faccia un ottimo controllo, perché per il compenso che si è stabilito mi sembra un pochettino eccessivo, non è stato stabilito da lei. Ma dare al collegio sindacale di Messina Ambiente 20.000, Messina Servizi 20.000, 25.000 euro mi sembra, diciamo, appunto già un po' eccessivo. Parliamo di riduzione dei costi, ma se poi ai revisori diamo più di quanto prendono, quasi di quanto prende il collegio dei revisori del comune, diciamo, di Messina, che è un lavoro molto più impegnativo, già si parte male. Poi io invito Presidente e l'assessore Alappo a rivedere questo, diciamo, punto compenso, perché mi sembra fuori luogo. Una questione di risoluzione, però voglio dire, non c'è paragone fra il collegio dei revisori del comune. Cioè, voglio dire, però, se possibile, il collegio dei revisori, che praticamente del comune, che esamina tanti atti più importanti rispetto all'attività che può fare un organo collegiale dell'ATM, dell'AMAM, ritengo che il compenso in generale sia, diciamo, un po' esagerato. E è vero, il comune di Messina può effettuare, diciamo, appunto, i controlli, può dare direttive, questo dipende poi dall'assessore che praticamente ha la rispettiva delega e dal sindaco.
Nessuno vieta che i dipendenti possano essere pure licenziati, anche i dipendenti pubblici, cioè nessuno impedisce. Nessuno auspica questo, dirigenti... spera in un servizio migliore. No, voglio dire, quando un dipendente sbaglia ci sono le contestazioni, certo, disciplinari. Io non parlo di Messina, parlo in generale di qualsiasi, diciamo, appunto, dipendente. Non ci può autosanzionare, se il servizio non va non succederà mai niente, la stessa identica. Adesso vediamo un altro servizio, abbiamo intervistato i consiglieri Cantali e Caccamo che parlano appunto di questo passaggio a Messina Bene Servizi, sentiamo. Secondo lei questo passaggio alla nuova società porterà dei benefici e quali? Io me lo auguro che porta dei benefici. Io, come ho sempre dichiarato, anche come si vince dagli atti del Consiglio Comunale, sono stato sempre contrario a questa iniziativa, in quanto ho sempre sostenuto che bisognava salvare Messina Ambiente, anche perché i debiti che sono stati contratti da Messina Ambiente devono essere comunque onorati, la massa debitoria è molto pesante e sinceramente io sono molto scettico sul funzionamento di questa nuova attività, però comunque dico, noi speriamo e auspichiamo che anche chi dovere riesca a tirare fuori qualcosa dal cilindro per poter far funzionare la nuova società. Ci vogliono degli investimenti sicuramente innovativi che possono portare ad un efficientamento di tutto il comparto. Senza il porta a porta non si va da nessuna parte. Sono convinto che deve essere adottato in tutta la città e non soltanto nei villaggi, facendo uno screening di quelle che sono le esigenze, le priorità, e dando la gestione di tutto ciò a dei manager competenti e capaci che sicuramente possono risolvere questo problema. Era d'accordo con la creazione di questa nuova società o dovevano essere trovate altre soluzioni? Sì, io sono assolutamente d'accordo con la scelta che ha fatto l'amministrazione fin dall'origine e che poi è stata sposata dallo stesso Consiglio Comunale. Il fatto di aver scelto che la società fosse pubblica è stata una scelta voluta fortemente dall'amministrazione, dall'esperienza a Corinto in generale fin dall'inizio della campagna elettorale e quindi era nel programma. Ma in più il Consiglio Comunale, quando nel 2016 ha votato il piano Aro, ha scelto che la società rimanesse pubblica, perché nella scelta di una società pubblica c'è la tutela sicuramente dei posti occupazionali, ma prima ancora più importante c'è una volontà molto ferma nel tutelare da infiltrazioni criminali le società, mantenendole pubbliche con un controllo in house, quindi un controllo amministrativo ancora più stretto. Quali sono i vantaggi della città? Il fatto di avere una società che non è indebitata, quindi una società che può fare degli investimenti, può comprare dei mezzi e può organizzare meglio adesso tutto il percorso di raccolta di rifiuti che punta alla differenziazione porta a porta. Sicuramente massimo impegno, massima professionalità da parte dei lavoratori, massima professionalità da parte di coloro che organizzano il lavoro e in più massimo impegno da parte dei cittadini. Cioè, se non ci si assume in primo luogo la responsabilità di come vanno le cose, non ce la faremo, non è più possibile sostenere l'inciviltà dei cittadini. Se vogliamo pagare anche meno il costo dei rifiuti, se vogliamo un ambiente più pulito, dobbiamo interrogarci in prima persona su quello che deve essere il nostro contributo. Per cui è indispensabile che ogni cittadino si assuma la responsabilità del bene comune. Allora, i consiglieri hanno parlato appunto di investimenti, avete un minuto ciascuno, quale sarebbe l'investimento migliore per questa società per migliorare il servizio? Il primo immediato è quello delle spazzatrici. Perché appunto si è detto la città è abbastanza ampia e non c'è più il personale adeguato per poter fare uno spazzamento manuale perché è impossibile. E poi ovviamente i nuovi mezzi per la raccolta porta a porta da estendere in tutta la città, che è l'unico sistema per poter raggiungere alti livelli di raccolta differenziata che attualmente appunto sono bassi perché appunto non abbiamo i mezzi adeguati per farla. Zuccarello, intanto si candida a sindaco? Il 10 marzo presento il mio programma al Teatro Vittorio Emanuele. La invito. Quindi sconterà con scritto. Non lo possiamo sapere quello che succederà. Io l'ho invitato anche. Perché è giusto che, sì, che siano giusto. Tutti quanti, anche a lei, la invito ufficialmente. Grazie, la invito grazie. Tutti a questo. Loro vengono da giornalisti. No, anche da amico, io la invito da 10 marzo a che ora? Diciamo, alle 17.30. La settimana dopo il mio collega Tristitta lo fa successivamente.
Vabbè. Allora, che qual era la domanda? Sì, avevo detto quale sarebbe il migliore investimento per il migliore servizio, indipendentemente dalla società. Perfetto, il migliore investimento per il migliore servizio sarebbe riorganizzazione reale del personale, far uscire tutti i soggetti appunto dalle tane e mandarli veramente a lavorare, licenziare chi effettivamente non è produttivo, eliminare Gina Tempo perché è troppo teorico, mettere un manager vero, tutto quanto, lei forse ne ha un'idea, lo dico con lo scherzo, ma io veramente, lui sa, l'assessore, io ho portato veramente documenti in procura, ho fatto esposti, ho tolto, eliminato, ho veramente riverificato determinate situazioni, gli straordinari che parlava poco fa, ho subito minacce, le ho subite anche lì, quando io non volevo votare questa Messina Servizi, perché per loro era soltanto una tutela. Quindi lei, prima di parlare, entri veramente nei meandri della società e se vuole fare la rivoluzione la faccia veramente lì sul personale, riorganizziamoli, i cittadini non possono pagare questa tassa per pagare solo stipendi. Zuccarello, intanto non si elimina Gianempo. Zuccarello, no, ringrazio il consigliere Zuccarello per averci detto tante cose che abbiamo già messo in campo e che quindi troveranno. Quindi meno male che c'è il consigliere Zuccarello che su queste cose, sulle cose che faremo, su queste cose ci riuscirà ad approvarci. E l'investimento, sì. L'investimento. Io voglio all'acqua quando facciamo questi discorsi. Non è che ero io. L'investimento, facciamo parlare di Gianempo, dai. L'investimento più grande che va fatto, oltre a quello delle spazzatrici, è investire sulla riformazione dei lavoratori che devono imparare che la gestione urbana non è svuotare i cassonetti e portare di scarica, ma come diciamo recuperare materia e oggetti dagli scarti dei cittadini e soprattutto una grande battaglia e operazione culturale, teorica quanto si vuole, ma senza di questa c'è poco da fare, in cui i cittadini devono essere rieducati. Per quanto riguarda chi non lavora nell'isola ecologica, abbiamo, o chi sta fermo nell'isola ecologica perché ha limitazioni sanitarie, che non posso levare più di un chilo alla volta, gli faremo fare dei corsi per ispettore ambientale, gli faremo portare 100 grammi di libretto multe per fare le multe ai cittadini, per fare qualcos'altro di fare il servizio. L'impegno c'è bisogno della collaborazione di tutti, perché come ha detto il grande manager, perché ce l'abbiamo adesso, Giratempo non lo sarà, ma Aldo Iacomelli è un grande manager. Il grande manager Iacomelli ha detto proprio questo: il servizio va riorganizzato, ma funzionerà bene quando i cittadini imparano a buttare o abbandonare gli oggetti nella maniera corretta. Ti è scritta, qual è il mio investimento? No, intanto mi hai fatto ricordare una cosa simpatica, che l'altra sera parlando con delle persone, io parlavo di un argomento, a un certo punto eravamo un gruppo vicino allo studio, l'avevo incontrato e io gli ho detto bisogna progettare un investimento, e uno di questi mi ha detto proprio spontaneamente, io ci faccio testimone, avvocato, sull'investimento, e penserò comunque, l'investimento migliore è guadagnando o differenziando il mio progetto che presenterò tra due giorni, che determinerà un netto calo dei costi, farà differenziare le persone e farà guadagnare i cittadini messinesi. Dunque i cittadini più faranno differenziare, più guadagneranno. E poi una cosa che concordo con Zuccarello è, io che la differenziata sono andato spesso a farla, poi a un certo punto mi sono stancato, perché in effetti è vero, tu pesi la differenziata, poi specialmente io portavo tutta carta dello studio, nessuno mi aiutava, perdevo 10 minuti per pesare e un'ora per inserirla in quei cassonetti. La differenza è troppo alta. Lei pensi che a me arriva, io per uno studio che smaltisco solo carta, mi arriva penso 1.200-1.300 euro l'anno, è un costo diciamo punto elevato per tutti gli studi professionali e per gli altri. Noi possiamo fare 2-3 cestini di carta settimana, 1.200-1.300 euro di dare l'anno, mi sembra un po' esagerato. Bene, vi ringraziamo per essere stati qui con noi, è stato un po' animato, ma comunque diciamo nella logica del dialogo, e naturalmente di scritta Zuccarello sono candidati a sindaco, a Corinti pure, giusto? Tutto. Vedremo poi chi riuscirà a eleggere. Io sono per unione. Grazie a voi. Grazie. Bene, passiamo ora alla parte sociale della nostra trasmissione. C'è con noi un cittadino, Francesco Gazzara, che abbiamo il piacere di avere ospite, e parliamo purtroppo anche questa volta di un caso, un presunto caso di mala sanità e soprattutto anche di mala giustizia che ha coinvolto purtroppo Gazzara e la sua famiglia. Intanto buonasera.
Buonasera. E allora parliamo un po' di quello che è successo. Lei purtroppo è da anni che lotta per sua figlia che purtroppo è nata con una grave patologia, però naturalmente tutto questo poteva essere evitato e ora spieghiamo il perché. Allora, mia figlia è una bambina, diciamo oggi ha 13 anni, probabilmente quello che è successo si poteva evitare, siamo in attesa di giudizio. Mia figlia è affetta da una patologia che si chiama lissencefalia, oggi è, diciamo, si ventila con macchinario assistito e il tutto nasce da un'ecografia che magari doveva essere refertata e non è stata. Doveva essere appunto interpretata nel modo giusto, perché diciamo che naturalmente se fosse stata interpretata nel modo giusto si poteva anche agire. Sì, sarebbe qualcosa. Agito diversamente eventualmente con la procedura legale che era quella di andare ad un aborto. Purtroppo la bambina è come se fosse un vegetale. Purtroppo, sì, diciamo, purtroppo oggi la bambina è un non vegetale. Parla, non parla, cioè, si alimenta tramite PEG, è una situazione abbastanza complessa. E questa situazione dura da parecchio tempo? Questa situazione dura già dai primi mesi della nascita, perciò dal quinto o sesto mese. Noi siamo stati avvisati. Ecco, nessuno vi aveva mai detto prima, durante appunto queste ecografie, questi controlli, che c'era questo rischio, giusto? Sì, c'è stato detto, però ormai era tardiva la cosa, perché l'abbiamo saputo solo al settimo mese di gravidanza. E non è stato detto dalla vostra ginecologa, dall'ecografista, ma da un altro medico? Sì, no, è stato un altro medico che per caso ha seguito un'ecografia su mia moglie e si accorse che c'era una situazione molto molto grave, il che mi diceva di riferire al ginecologo e all'ecografo che la seguivano di quello che si era visto nell'ultima ecografia effettuata da lui. Voi purtroppo avete fatto anche delle battaglie, perché prima per avere riconosciuto i vostri diritti, la pensione, anche diciamo tutte quello che quello che serve, diciamo, per assistere una persona a questa patologia, se riuscite ad averle, però giustamente chiedete anche giustizia, perché tutto questo poteva essere evitato. Ecco, avete appunto fatto da un tecnico che ha visto questo dischetto dove c'era questa ecografia, e cosa vi è stato detto? Sì, allora il nostro tecnico ha visto l'ecografia, il nostro medico di parte, che è un dottore di Roma, dove ha messo a perizia che praticamente esisteva già nella morfologica, perciò parliamo intorno alla 22esima, 23esima settimana, una dilatazione ventricolare che non è stata assolutamente refertata. Perciò sono state fatte altre misurazioni, tranne quella dei ventricoli, che era quella più importante. Che di prassi si fa, diciamo, sì, una cosa da protocollo bisogna misurare questi ventricoli che non sono stati misurati. Ecco, a questo punto voi avete parlato anche con la ginecologa, con la quale si è riusciti ad arrivare a una transazione, quindi non avete fatto una richiesta di risarcimento, mentre invece l'ecografo non accetta questa richiesta e soprattutto, diciamo, continua a dire, pretende di avere ragione. Diciamo. Sì, l'ecografo sostanzialmente ritiene che doveva essere la nostra ginecologa ad avvisarci dell'accaduto, in quanto mia moglie era paziente della dottoressa, e delegava lei a dare il compito doloroso e oneroso di avvisare la famiglia. Questa è la giustificazione dell'ecografo. In verità non è così, perché se uno fa un esame è chiaro. Ho fatto un esame da un professionista, ho pagato, ho una ricevuta, perciò è colui che mi deve avvisare e dare tutte le notizie in merito al caso. Giustamente voi insistete più che altro per una questione a livello di giustizia, perché nessun risarcimento potrà mai purtroppo risarcire appunto quello che è avvenuto, però ecco, voi insistete su questa cosa e ora si andrà a giudizio, giusto? Sì, adesso nel mese di giugno ci sarà la fase decisionale. Già il mio avvocato, il mio legale, ha inoltrato richiesta di richiesta di dischetto, perché questo dischetto ecografico è scomparso in una CTU in tribunale. C'è questa cosa che è incredibile, diciamo, questo dischetto, che è il dischetto dove si evidenzia appunto che c'era questa patologia,
era stato mandato a un CTU, al tribunale di Lamezia, e pare che sia scomparso. Sì. Anche questo naturalmente è una cosa molto grave, naturalmente anche un po' strana, perché non dovrebbero scomparire le prove. Sì, nel mese di luglio 2012, nel mese di luglio 2017, il CTU di Palermo, quando ha giurato a rito degli atti, se ne è accorto che mancava questo DVD. Questo DVD, l'ultima volta che è stato esaminato a Lamezia. Perciò è una prova che è fondamentale, una delle prove fondamentali per ottenere giustizia. Dico, ecco, in questi anni lei appunto ha dovuto lottare per aver riconosciuto, come dicevo prima, molti diritti. Dico, dopo tutto quello che purtroppo ha passato lei, la sua famiglia, i suoi familiari, sua moglie, tutti, anche questa bambina, ecco, lei pensa che le istituzioni, quando ci sono questo tipo di casi, parlo delle istituzioni sia dal punto di vista appunto dell'assistenza sanitaria, sia dal punto di vista appunto giudiziario, sappiano rispondere adeguatamente ai bisogni dei cittadini? Guardi, io mi auguro che il tutto prenda la piega che noi ci auguriamo, che sia quello che vada a buon fine e di ottenere giustizia. Però negli ultimi tempi, di quello che percepisco e ho percepito, vedo che si riesce ancora a cambiare le cose. E dico, secondo lei, che appunto al di là, diciamo, del risarcimento in quanto tale, voi lo fate naturalmente anche perché questo non avvenga più, perché come è avvenuto con sua figlia potrebbe avvenire con altre persone più avanti, una disattenzione molto grave, anche perché, come diceva lei, da protocollo si deve controllare determinate patologie, determinati parametri, e questo non è stato fatto. Sì, questo cerco di lottare, oltre per mia figlia, anche per gli altri, in maniera tale che se uno si rivolge a delle strutture o a un professionista, quantomeno di avere, prima di andare a fare giustizia, di avere le informazioni che un genitore deve avere. Dico, e ora questo dischetto in qualche modo si potrà trovare, c'è una possibilità? Il dischetto non so se sarà facile che venga fuori, però una cosa è certa, che il mio legale ha già scritto al primo CTU di Lamezia, dove è agguerrito, perché vuole una risposta come noi la pretendiamo, perché, ripeto, è impossibile che dagli atti giudiziari possa scomparire un elemento fondamentale di una causa. Certo. Dico, vuole fare un appello in generale, diciamo, affinché, diciamo, queste cose non avvengano più, e anche se ci possono seguire anche su Facebook, magari a Lamezia, affinché questo dischetto magari, chissà, casualmente si possa anche ritrovare. Ecco. Sì, guardi, io mi auguro che chiunque ci stia in questo momento ascoltando, magari si trova presente in quelle operazioni effettuate dal primo CTU a Lamezia, che ci possa dare una mano a ritrovare questo DVD, o quantomeno che ci dia una mano sotto l'aspetto testimoniale, in maniera tale che ci possa aiutare in questa causa, perché il DVD era presente a Lamezia, è stato esaminato, e qualcuno ci deve aiutare o ci deve dare delle risposte. Ti ringraziamo per essere stato qui con noi, noi vi auguriamo il meglio, naturalmente vi auguriamo di avere giustizia. Grazie. Naturalmente un saluto anche alla bambina. Grazie. E speriamo appunto di sapere nelle prossime settimane qualche buona novità. Grazie. Grazie. In bocca al lupo per tutti. Grazie mille, grazie. Come di consueto passiamo all'angolo del poeta con il maestro Nino Sanfilippo, che reciterà un brano di sua ultima composizione. Prego maestro. La poesia di oggi riguarda le nuove palazzine costruite spesso senza finestre, con grandi specchi, grandi vetri, tutto vetrati, ma non hanno soltanto luce, ma non hanno aria. E allora la poesia di oggi ha il titolo di Aria, acqua e cibo. Per vivere si punta agli alimenti, in parole precise al sol mangiare. Ma approfondendo nei miei sentimenti, trovai ben altro che ci fa campare. Così provai a starmene digiuno, per giorni e giorni stette alquanto bene. Dico, senza subire danno alcuno, senza pagare rilevanti pene. Poi provai a smettere di bere, ma senza acqua un soggiorno ho resistito. Nessun da essa si potrà astenere, e a non provarci assai le genti invito.
cercai allor di vivere senza aria e resistetti sol qualche minuto. Non ebbi la respirata ordinaria, abbandonai la prova risoluto. Non si può vivere senza respirare, per buon respiro ossigeno perciò. Non c'è miglior boccone salutare, prova che chi non l'ebbe già spirò. Ci son palazzi senza alcun infisso, e l'aria non viene cambiata mai. Per chi sta dentro è rovina e subisso, quindi per la salute sono guai. Gli ambienti chiusi sono fonte di mali, costruire dunque con finestre e porte. Luoghi senza aria sono tumorali che facilmente portano alla morte. Più che d'altro di ossigeno si vive all'aria aperta, ai monti e sulle rive. Grazie al maestro Nino Sanfilippo per la profondità, come sempre, dei suoi versi, per la tematica che chiaramente richiama e denuncia un problema sociale importante, e alla prossima. Grazie maestro. Bene, finisce anche questa 23esima puntata della sesta edizione di Messina Borinascio. Ricordiamo la nostra email messinaborinascio@gmail.com, ricordiamo la nostra pagina Facebook Messina Borinascio. E ringraziamo naturalmente i nostri sponsor di studio che sono Sanfilippo Strumenti Musicali, Fincentrale, Motostore di Tarrigo e Bonomo Fiat. E ricordatevi, Messina può rinascere, basta crederci.